luci, musica. L'età dell'oro della commedia raggiunse il suo massimo splendore in un'epoca favolosa e gloriosa conosciuta come il vaudeville. Fanny Price, Eddie Gettler, Eddie, Will Rogers e un esercito di altre star ne popolano la Hall of Fame. Ma due nomi rifulgono nel libro d'oro ed è impossibile citarli separatamente. Sono molto più di una coppia, sono due astri della risata che brillano di un'unica luce. Lewis senza clan è come una risata senza gioia. Stasera abbiamo il privilegio di presentarvi per la prima volta in un'esibizione pubblica da più di 11 anni Mr. Al Lewis e Mr. Willie Clark, i ragazzi irresistibili. Nel loro cavallo di battaglia il dottore la visiterà subito. Infermiere, infermieruccia. Mi voleva, dottore? Sì, mi ripete il suo nome. Miss Williams, cioè sa come le pere. Non me l'avevo dimenticato, le pere, no. Guardi sulla mia agenda e veda chi è il prossimo paziente. Ma è Mr. Conhancer. Forse si sbaglia, controlli sull'agenda, è meglio. No, non mi sbagliavo. E neanch'io. È proprio Mr. Conhancer. Sicura, sicura, me lo sillabi. Sì, dottore, me lo sillabo. Oh. Sono le risate registrate, signor Clark. Registrate! Dillo sillabo! Dillo sillabo! Il nome di battesimo? Walter! Stia pure in quella posizione per il secondo nome? Benjamin! E ferma così, adesso mi dica il nome completo. Walter Benjamin Conhancer. D'ora in avanti voglio visitare solo pazienti con i nomi lunghi. Desidera altro da me, dottore? Sì, chiami il falegname e faccia abbassare la scrivania. Faccio entrare il prossimo paziente prima che diventi io il prossimo paziente. Sì, dottore. Mi scusi, dottore. Credo di avere una costipazione di petto. Oh là là, sentiamo subito. Ai 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 ai, qui mi sembra una bella epidemia. Qualcos'altro, dottore? È certo che mi viene in mente, ma non sono sicuro di farcela. Non posso darle una mano, è per questo che servono le infermiere. Meno male che non ho fatto giurisprudenza. Signor Clark! Toc toc toc, e poi noi il montaggio sostituiamo con una
tranquillo, tocche, tocche, tocche. Va bene. Devo anche mimare il gesto della bussata. No, non serve. Dica toc, toc, toc. E da dove riprendiamo? Dall'inizio? Dalla goccia fuori campo? No, non c'è bisogno.